Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, oggi per noi è sabato, siamo scesi a portare Ginevra che abbiamo recuperato stamattina, mentre siamo andate a trovare la parrucchiera che Sabrina le ha fatto vedere i capelli e la parrucchiera le ha dato qualche altra dritta. E la parrucchiera si è messa le mani nei capelli. E adesso siamo venute sino dai cinesi a prendere delle cose per Max che le servono per fare una cosa che le ha chiesto Gloria. E intanto abbiamo riportato. Qual è l'uscita comunque? L'uscita senza acquisto. E intanto abbiamo portato appunto Ginevra in stazione e adesso siamo venute qui e poi. E poi torniamo a casa e devo fare ancora due lavori. Che belle queste scarpe! Blu, carino. Che bello, ma allora, guarda. Cose. Guardale qui. Sì, più chiaro. Qua sono più scure di come le vedete. Tipo molto blu, è un blu. Sono blu, invece qua si vedono però azzurre. Nero. Beh, ma nero è nero. No, anche nero lo schifo, chiaro. Però è sempre nero. Queste, anche queste, vedi, le fa più chiare, guarda. Sono tutte blu, ragazzi. Sono blu, invece si vedono azzurre. Quelle che vedete azzurre sono blu. Comunque, e poi andiamo a cena dallo zio Bruno. Perché fanno l'arrosticciata? Perché la zia Giusy ha detto se ci siamo messi d'accordo per fare l'arrosticciata. Stiamo arrivando. Andiamo da Sabrina e ci aggiorniamo poi dopo. Siamo arrivati dalle zie. Guardate. Là c'è la zia Giusy, là c'è lo zio Bruno. Ti hanno fatto una sorpresa? Buongiorno, oggi è domenica e ci stiamo dirigendo io e Max che è qui e mi vedete anche un po' sfatta perché vabbè stamattina c'è stata una crisi in corso perché non trovavo più una cosa e poi per fortuna invece l'ho trovata e oggi pomeriggio praticamente siccome purtroppo il tempo qui è bruttissimo, se poi riesco con l'aiuto di Max e vi faccio vedere, ci sono nuvoloni neri, ha messo pioggia tutto il giorno, al momento non sta piovendo, però insomma dalle nuvole che ci sono non promette niente di buono e hanno dovuto spostare il luogo del saggio di stasera, doveva essere in un teatro all'aperto e invece l'insegnante di corsa ha dovuto cercare un posto al chiuso per evitare, ovviamente all'aperto non varrebbe nessuno, non potevamo andare neanche noi perché e quindi ha cercato un posto al chiuso, però questo posto è da andare a pulire, quindi io ho detto che se volevano mi sono offerta, però siccome non trovavo quella cosa la testa non c'era completamente, perché poi io quando non trovo le cose, soprattutto perché era una cosa importante, un oggetto per una collaborazione di cui il video voi avrete già visto, perché nel momento in cui io sto registrando questo vlog, però voi lo vedrete più o meno quasi con una settimana di ritardo, diciamo, e mi serve perché devo fare delle clip, devo appunto presentarvi questo prodotto, ma non lo trovavo più. Perché? Perché l'avevo messo in un posto talmente sicuro, non mi ricordavo più qual era, fino a che poi, assurdamente, e mi succede spesso così, che non mi ricordo, e poi a un certo punto mi si accende quella lampadina e mi ricordo dove ho messo una cosa, cosa volevo dire, cosa volevo fare, vabbè. La vecchiaia che avanza e trovato quello sono un po' più tranquilla, quindi andiamo a pulire, poi vediamo un attimino come organizzarci, ma tanto tu dopo le prove devi venire per forza a casa. Non hai preso i vestiti?
come fai a stare giù? Lo facevo, riprendevo, lo sapevo. No, appunto. Poi, quindi niente. Quindi, poi finite, perché adesso noi puliamo. Poi loro fanno le prove e noi genitori poi dovremmo andare via. Io mi nasconderò da una parte, non vedrò niente. E poi lei, veniamo a casa e mangiamo. E poi io, lei e vediamo chi. Torniamo giù prima, ma penso Pia, perché il seggiolino è sulla mia macchina, e gli altri invece così hanno più tempo, mangiano tranquilli, vengono giù dopo. Ce la possiamo fare. E boh. Quindi questo è ciò che ci prevede in questo pomeriggio. Ovviamente adesso, essendoci genitori, essendo che dobbiamo fare una cosa un po' così, non credo che riuscirò a registrare proprio nulla, quindi ci aggiorniamo poi dopo, quando torniamo verso casa, e poi con lo spettacolo ovviamente. Quindi adesso io vado e ci aggiorniamo dopo. Ciao ciao, sembro carico. Essere ciò che vogliamo, chi vogliamo, fare quello che vogliamo, che sia reale, addirittura irreale o fantastico. L'arte è dove si mischiano libertà e fantasia, che sia disegno, pittura, musica e cinema. Quanti di voi hanno visto almeno una volta un film? Beh, io credo tutti. E quanti di voi hanno mai immaginato di essere uno dei personaggi? La risposta è sempre. Amore, tu batti le mani, che io non lo faccio fare. Ti tengo io, tu batti le mani. Guarda il momento. Thank you.
solidarietà e lotta per la libertà, rappresentando la banda della Miratoria attraverso la danza in diversi linguaggi. Questa coreografia di Luca Guidotti combina l'energia e la tradizione italiana di Bella Ciao, utilizzando movimenti di danza e offrendo uno spettacolo emozionante e coinvolgente. Ho partigiano, guardami, con Bella Ciao, partigiano, portami via, io mi sento di. Thank you.
gloria e bilancio, vorremmo starci di migliore, speranza e lotta per la sua parte mezzo. Thank you.
ti va.
Non ho